Bentrovati in una nuova settimana con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Mala tempora currunt, finito il fattore C, come lo abbiamo definito da queste parti, finito anche l'effetto Gallo, i nodi vengono tutti al pettine. La fotografia di ieri del derby del Monterisi ci restituisce quello che è il momento in casa Foggia, una squadra che ha perso le sue certezze, che è in confusione sotto il punto di vista tattico e che quando trova di fronte una formazione che invece sa quello che deve fare in campo dal primo al novantesimo non riesce più a tenerle testa. Il 4-2 che è maturato ieri al Monterisi è la riprova di quello che andiamo ripetendo da qualche settimana. Il Foggia non c'è più, o almeno non c'è più traccia di quella squadra che con grande sacrificio, con grande applicazione, Fabio Gallo era riuscito a metter su dallo scorso ottobre, da quando, cioè, andò ad avvicendare in panchina Boscaglia. Il Foggia di Mario Somma ci sembra sempre molto più vicino appunto a quella formazione di inizio stagione che fece pensare al peggio. Ora, ipotizzare rimedi a questo punto della stagione ci sembra davvero difficile, perché questo è il Foggia, questi sono gli effettivi, con questo organico bisognerà cercare di chiudere l'annata nel migliore dei modi. A questo punto riteniamo anche che a poco servirà arrivare terzi, quarti o quinti, perché se la solfa e la musica è questa, insomma, oggettivamente non si può ipotizzare un Foggia che possa essere protagonista poi anche nella post season, nella fase in cui, cioè attraverso gli spareggi, si eleggerà la seconda formazione che andrà a fare compagnia nel nostro girone al Catanzaro, che a proposito ieri con 5 giornate di anticipo ha strameritatamente tagliato il traguardo della Serie B. Felicitazioni vivissime alla formazione calabrese che davvero ha dominato in lungo e in largo per tutta la stagione. Il Foggia, dopo il poker che gli è stato servito ieri al Monterisi, adesso si ritrova quinto in classifica, scavalcato da due formazioni che oggettivamente in questo momento sembrano nettamente una spanna sopra al Foggia. Ci riferiamo al Pescara di Zema, che ha vinto agevolmente contro la Turris per 3-1, e poi alla sorpresissima AZ Picerno, che è riuscita con grande autorevolezza a imporsi anche sul campo dell'Avellino per 2-0. Ma occhio, perché alle spalle del Foggia c'è adesso anche l'Audace Cerignola, che insegue ad un solo punto. Saranno queste le quattro squadre che si contenderanno il podio finale di questo girone C. Ci mettiamo il Foggia, perché è ancora in lizza, pieno titolo per raggiungere questo traguardo. Ma ripetiamo, se il Foggia è quello che stiamo vedendo da un mese a questa parte, oggettivamente non crediamo e non pensiamo che ci possano essere concrete di possibilità di ambire a quella terza piazza. Chiudiamo con una annotazione doverosa nei riguardi dell'Audace Cerignola, che in questa stagione al Foggia ha sottratto 6 punti. Si è imposta lo Zaccheria 3-2 in rimonta, ieri ancora in maniera più netta, perché davvero crediamo che non ci sia stata mai partita dall'inizio alla fine. A nulla è valso il tentativo di recupero del Foggia, che dal 3-0 si è riportato sul 3-2. È stato un fatto molto episodico, perché poi nell'arco dei 90 minuti l'Audace ha davvero surclassato la formazione di Mario Somma sul piano tattico, sul piano delle individualità, sul piano anche fisico, diremmo. Ecco, l'Audace Cerignola. L'Audace Cerignola che ci piace sottolineare in questo momento deve rappresentare un modello di riferimento per il Foggia. Pensate un po', il Foggia che deve guardare
a Cerignola per, come dire, ipotizzare un futuro che sia migliore di quello attuale. Ma occhio, perché a Cerignola ci sono competenze, c'è una società forte e soprattutto si viaggia tutti all'unisono verso un obiettivo che sarà storico alla fine per l'audace di quello che sta accadendo invece a Foggia, meglio stendere un velo pietoso. Ciao.